Carissimi telespettatori, benvenuti a Salute in Forma. Grazie per il consenso che continuate a dare alla nostra trasmissione. Sapete, anche recentemente la nostra è un'emittente iscritta ai dati Auditel e ne siamo veramente orgogliosi di, di quanta gente guarda eh, questo tipo di trasmissione qui. Forse sarà anche perché noi ospitiamo dei professionisti in genere molto bravi e molto capaci di parlare alle persone. Questa sera l'argomento è un argomento che volevo trattare da tempo e ho invitato questa sera a parlarne un amico. Parleremo di medicine bionaturali, che cosa sono le medicine bionaturali e perché a un certo punto un medico sceglie nel percorso della sua vita di dedicarsi a medicine bionaturali e, come mi spiegava prima nella trasmissione, complementari. Ed è con noi il dottor Massimo Tramonti, direttore sanitario dell'Engel, è un centro che tradizionalmente si occupa di medicina complementari, tradizionalmente si occupa di terapie complementari, in particolare di fitoterapia. Intanto eh, Massimo, grazie di essere intervenuto Prego. nella nostra trasmissione. Ecco, come dicevo nell'introduzione, quello che mi ha incuriosito è che più o meno siamo partiti insieme diciamo, nella nostra carriera professionale e mentre noi ci siamo arrivati tardi eh, alla, alle medicine complementari, alle medicine bionaturali, da subito eh, tu hai fatto una scelta importante. Che cos'è che ti ha portato? In un'epoca in cui non era comune per un medico scegliere le terapie bio naturali, no, diciamo in quell'epoca assolutamente non era comune per un medico scegliere una medicina di quel genere perché all'università non se ne parlava neanche. Oggi fortunatamente i tempi sono cambiati e anche nell'università se ne parla: anche nell'università si parla di fitoterapia, eh, si parla di altre terapie naturali, c'è un certo tipo di riconoscimento dei, da parte dell'ordine dei medici su un certo numero di terapie naturali, che io chiamo uh, complementari non alternative perché a me non è mai piaciuto essere alternativo. Io credo che eh, i, per un medico l'importante sia il paziente, non, uh, non fare della filosofia su di lui e quindi credo che sia importante poter utilizzare tutto quello che può servire per uh, la salute del paziente, per la salute e il benessere del paziente. Ecco, mi piace molto questo incipit che mi, mi abbiamo avuto anche altri tuoi colleghi, omeopati che tu peraltro conosci, eccetera. Eh, c'è proprio questo desiderio di dire io sono un medico in mano a uno strumento in più. Esattamente, cioè, eh, esattamente. io credo che la, eh, come dicevamo prima eh, quando sono venuto fuori io su queste cose eh, c'era anche mh, tanta gente, ci sono anche tanti non medici che lo fanno e poi dopo c'è chi si appoggia a qualche medico, ma io credo che la cultura medica sia importante perché comunque se hai sempre un paziente davanti e tutto quello che è l'esperienza, cioè quello che hai studiato in sei anni di medicina e quello che può essere un'esperienza medica è importante. Nella mia visita ci sono... Delle cose particolari, diciamo, c'è cioè l'iridologia, di c'è cioè la via energetica, però nella mia visita c'è comunque l'anamnesi medica classica, c'è comunque diciamo che magari certe cose possono essere ehm, viste in maniera più approfondita, come ad esempio eh, l'anamnesi o chiamiamo l'indagine, così ci capiscono meglio sull'alimentazione, sull ma o l'indagine sul vissuto, l'indagine familiare. Eh, però diciamo, ci sono queste indagini chiamate anamnesi nella medicina eh, tradizionale, queste indagini classiche e c'è anche la semiotica classica tradizionale. In più abbiamo degli altri strumenti che ci permettono di eh, capire meglio il paziente. Cioè quello che, mh, quello che diciamo, mi ha appassionato di questo tipo di medicina che ho abbracciato fin dall'inizio è eh, il fatto di... Eh, avere proprio un diciamo il paziente come persona, nel senso una medicina centrata sulla persona anziché sulla malattia ecco, eh, anche dal punto di vista anamnestico hai parlato prima, utilizzi degli strumenti che non sono eh, strumenti tradizionali oltre a quelli tradizionali per esempio il fatto di utilizzare nel vissuto anche gli aspetti bioenergetici, no? eh, vedere un attimino quali sono i famosi blocchi no? sì. che, di cui parla molto la medicina cinese, di cui invece non, non se ne parla assolutamente nella medicina occidentale. Sì, sono delle cose molto importanti perché ci permettono, nel, se, tu hai, se tu hai un paziente che si rivolge a te per un problema, questo ti permette di arrivare eh, più alla radice del problema, eh, senza escludere quello che è la diagnosi tradizionale, senza escludere quelli che possono essere gli esami tradizionali, che spesso e volentieri prescrivo quando servono, guardo quando la gente mi arriva con tutte, con tutte le loro documentazioni, però ti permette di andare, di andare più a fondo, di capire anche proprio i meccanismi più profondi dell'organismo, perché poi in realtà... Eh, in realtà tutto nasce un po' da dal, dal lì, dal, dal vissuto della persona, dalla, eh, diciamo dalla psicosomatica, ma anche e soprattutto dall'energetica dall della persona. Ecco, mh, mh, una domanda che io mi sono riservato di farti già da un po' di tempo. E, ecco, è, mh, a un certo punto tra gli strumenti che adoperi c'è l'iridologia. Sì. L'iridologia è una, una scienza, una scienza insomma, medica un po' sconosciuta, ce ne vuoi spiegare un po'? Allora, l'iridologia <coughs> diciamo che attraverso l'iride riesce a, a vedere un po' eh, <coughs> la persona soprattutto come terreno. Eh, io infatti abbino queste due tecniche, quella dell'iridologia dell con quella... Della bioenergetica eh, perché eh, si complementano fra di loro, eh, nel senso che eh, l'iridologia ti dà un po' eh, una specie di carta d'identità del paziente, eh, diciamo quello che è considerato il terreno. Potremmo, potremmo eh, dire che somiglia un po' alla genetica della persona. Eh, nel senso che ti dice quali sono i suoi punti deboli, quali sono le sue predisposizioni, eh, cosa ti puoi aspettare dall'evoluzione del, del paziente e in più ti dà anche un pochino la sua, la sua storia del passato. E, mentre invece la via energetica ti permette di capire meglio che momento sta vivendo la persona, quindi attraverso quello che è un'indagine fatta sostanzialmente sui meridiani della medicina cinese, per intenderci. Prima che parlavamo di eh, medicina cinese. Quindi, eh, diciamo che il mettere insieme quello che è la cultura eh, dell'Oriente dell con quella che è la cultura dell'Occidente ti permette di avere una, una visione della persona eh, molto più completa e, perché, come si diceva. In realtà anche eh, due pazienti che abbiano la stessa malattia la esprimono in modo diverso e possono, e possono avere bisogno di due terapie che almeno in parte possono differire. Oltre all'eridologia c'è anche un altro strumento che ti ho visto usare, che è quello della bioenergetica, che ti dicevo. E quello diciamo che. Mh, vede un po' la parte più invece più, eh, più del momento della persona, quindi più l'energia, questo diciamo che è molto legato alla, alla medicina orientale, alla medicina cinese, c'è l'indagine dei, eh, dei vari meridiani e quindi questo ti può permettere di capire appunto quelli anche, quali possono essere i famosi blocchi di cui parlavamo prima. Ecco, eh, questi aspetti diciamo che abbiamo affrontato sono un po' introduttivi, no? dal punto di vista pratico eh, il paziente ha praticamente un percorso classico da, da un punto di vista diciamo anamnesi eccetera, no? Sì, diciamo che si parte da quella che è un'anamnesi, un quindi un'indagine di quello che è stato il suo vissuto, di quello che è stata la sua familiarità eh, e poi un'indagine un anche su quello che è la sua alimentazione, perché l'alimentazione poi voglio dire è, è un po' la base della salute di tutto, eh, di tutti insomma. E, e poi da lì eh, si cerca di capire anche quello, quale può essere stato il suo percorso verso la malattia o il problema per cui eh, si rivolge a te. Bene, le primi dieci minuti sono trascorsi, ma ho ancora tante domande nella seconda parte della trasmissione. A te, Deborah, in regia. Massimo Tramonti in studio con noi, direttore sanitario del centro Engel e eh, del centro Engel c'è una, una domanda, Massimo, che eh, mi viene spontanea. Eh, sento parlare all'interno del centro che io frequento da un po' di tempo eh, di educazione al benessere. Che, che, cosa, è, che cosa vuol dire questo? termine, edu dobbiamo educarsi a, star, a voler star bene in una qualche maniera. Assolutamente sì ed è una, diciamo, una delle cose che mi ha affascinato perché io in realtà la mia carriera l'ho cominciata con l'Engel cioè la medicina complementare l'ho conosciuta dentro l'Engel e quindi dentro uh, la filosofia dell'Engel e eh, quello che ho detto prima come filosofia di approccio al cliente è una filosofia che è anche specifica dell'engel, cioè eh, la persona diciamo al, al centro del sistema. Eh, quindi la centralità del paziente rispetto al sistema con eh, diciamo che il paziente non è della persona e questo e per questo mi ha affascinato anche il progetto che stiamo portando avanti adesso uh, sul, sui percorsi col, cioè col non percorso. appartiene allo stesso professionista esattamente ma Questa, sono più professionisti e è che stato sempre, e questo è stato sempre il, il concetto del centro Enga cioè il, il paziente eh, diciamo la centralità del paziente rispetto al sistema per cui tutti sono a disposizione del paziente possono essere più medici che ci lavorano eh, può essere il medico col, col fisioterapista ci può essere il riabilitatore in palestra però c'è sempre una comunicazione fra i vari personaggi che permette al, al paziente di essere al centro del sistema. Ecco, non pensi questa... che a volte eh, ci sia eh, quando si parla di, di benessere ci sia un pochino il desiderio di avere un benessere fugace, insomma, tipo in questi. Sì, oggi viene... E non lavorare invece in una prevenzione vera, perché il benessere se si viene inteso da un punto di vista di benessere fisico, psichico, deve essere un qualcosa che dura, no? Assolutamente, cioè senza nulla togliere a chi propone anche un attimo di benessere che a volte va benissimo e può servire a tutti. Però diciamo che la filosofia del benessere del centro Engel è una filosofia che va molto più in profondità, è una filosofia di educazione al benessere. cioè... Eh... Eh, tu hai eh, nel, nel poliambulatorio Engel e nei suoi professionisti della gente che eh, ti educa, eh, ti insegna come puoi stare bene, come puoi evitare di ammalarti, che è una, la vera eh, medicina preventiva. Ecco, io che, che è penso... diversa dalla medicina, eh, dalla medicina dalla diagnosi precoce che ci vuole anche quella perché ha salvato, salva in continuazione eh, migliaia di vite, però diciamo che eh, c'è una differenza, sono due cose diverse che si complementano anche queste in maniera, in maniera stupenda perché eh, questa viene prima ancora, cioè ti, ti educa con, con l'alimentazione, con lo stile di vita. Eh, legato a quello che sono le tue caratteristiche, eh, a stare bene e a stare bene con te stesso e ad ammalarti il meno possibile. Ecco, c'è un, un paragone un po' con quelli che erano le terme romane, no? in una qualche maniera, in, in cui trovavi un po' tutti quegli aspetti. Eh, di, di, di benessere, sì, insomma. sì, anche se poi diciamo che nelle terme romane mancava quello che poteva essere, cioè c'era il, il momento di benessere anche per, per il popolo, cioè nelle terme romane sono stati forse eh, i primi esperimenti di, anche di fitoterapia, volendo anche di, di medicina naturale, assolutamente, con tutta una grandissima validità, però eh, mancava forse quello che è l'aspetto educativo, cioè dell'educazione dell al benessere essere e chiaramente le terme erano terme, non c'era certo. il medico, Hai introdotto non la un argomento interessante che è quello della fitoterapia perché nell'ambito del tuo approccio diciamo così, alle medicine bionaturali la fitoterapia è diventato un aspetto importante. Sì. Quindi, non è una, una, diciamo, una figlia di un dio minore la fitoterapia rispetto alla terapia no. chimica, forse è qualcosa di più considerando le cifre diciamo che, che ci for, sono. Forse diciamo che la terapia chimica è figlia della fitoterapia, eh, nel senso che eh, la fitoterapia è stata la, la medicina fino a che non si è entrati nell'era nell della chimica. E, e anche oggi. Poi sono 200 e, anni, non è poi tanto. Sì, anche, ma anche oggi tantissimi, tantissimi farmaci, per non dire quasi tutti, nascono, da, nascono dalle piante, cioè sono molecole che sono state estratte inizialmente dalle piante poi modificate e per portare ad, ulteriori, diciamo ad ulteriore potenziale di azione che però a volte porta anche degli effetti collaterali. Ecco poi per carità, quando ci vuole ci vuole, non è quello, quello il problema, però è chiaro che quando, quando è possibile la medicina, la fitoterapia, ti permette appunto di, eh, di non avere tanti effetti collaterali, ti permette di, eh, diciamo, di avere comunque una, un benessere più vero, ecco, diciamo, vai ecco, a Non pensi che è discorso? un po' la, la, la medicina, diciamo, occidentale, quella per cui tu ti sei laureato a un certo punto della tua vita sia più una medicina per acuto che non per il cronico? Sì, sì, sono, sì su questo posso essere d'accordo eh, e sull'acuto c'è da riconoscergli tantissimo Siamo fortissimi, siamo fortissimi. Sulla siamo fortissimi, cronicità, specialmente no. sulle emergenze, poi non ne parliamo. Eh, sulle cronicità sulle cronicità sì, sulle cronicità diciamo che la medicina complementare può integrarsi molto bene con quella, con quella tradizionale e dargli un ottimo aiuto sì, io penso a so, tanti problemi anche osteoartrosi sì. no? che uno non può continuare a prendere cortisone, Del cortisone per, per tutta, tutta la vita, vita no? Esattamente. Eh, se penso a tutta una serie di malattie degenerative articolari eh, ma anche altre malattie insomma eh, di carattere organico, per tutta la vita non si può prendere della chimica. No? Assolutamente no, o perlomeno tutte le volte che è possibile è bene, è bene evitarlo, ecco, magari eh, evitando qualcosa di chimico, inserendo qualcosa di naturale, oppure anche quando a volte è a volte anche dei farmaci salvavita, per carità. E allora però tante volte il fatto di poterci abbinare comunque una terapia complementare, una fitoterapia e, mh, a base di sostanze naturali, siano oli essenziali o siano mh, anche quello che vogliamo, io adesso parlo per me parlo di fitoterapia eh, ti permette comunque di avere una, diciamo de, uno stato anche migliore del paziente tra l'altro credo che lì c'è anche ehm, nell'ambito della vostra organizzazione il laboratorio BEC che è un laboratorio di ricerca che Beh, è, poi, ha una grossa tradizione ah, ah, a volte ah, abbiamo delle realtà qui forlivesi che non conosciamo questo laboratorio non so da quanti anni è sul mercato a produrre delle, dei principi e, e, lì. Anche, e anche lì è stato, è stato qualcosa di estremamente pionieristico soprattutto nel lavoro che è stato fatto sugli, sugli oli essenziali e quindi che hanno, sono dei, diciamo dei dei fitofarmaci molto potenti diciamo e, e hanno delle potenzialità altissime proprio anche dal punto di vista cioè, terapeutico. diciamo Quindi oli essenziali integrare. quindi una maggiore capacità anche di penetrazione, di penetrazione attraverso, attraverso la, pelle. la pelle. Sta passando adesso, eh, Deborah lo mette in primo piano, uno degli, dei tanti percorsi che avete messo in piedi. Eh, che è quello della valutazione eh, avete proprio una macchina uno strumento che valuta un po' lo stato della lo pelle lo stato della pelle e quindi in questa diciamo in questa occasione potremo dare anche delle, valutare lo stato della pelle delle persone che desiderano vedere e come come stanno da quel punto di vista lì e chiaramente come sempre c'è proprio il discorso di eh, aiutare aiutarli a fare in modo che la loro pelle eh, mantenga il più possibile il, lo stato sì, di salute. Sì, anche perché la pelle a volte spia di, di patologie eh, di altro genere, quindi un'analisi accurata sì. della cioè, pelle forse è sempre se una noi, cosa da portare. Sì, quando parliamo di riflessologia, che è una parte importante della, della terapia naturale, parliamo di pelle sostanzialmente, quello che si esprime attraverso la pelle. Ecco, hai accennato al discorso rifless, eh, riflessologico che è un aspetto anche questo di terapie complementari. Assolutamente sì, però diciamo che è un aspetto che mh, ha le sue radici nella, nella storia del, del mondo e della medicina, cioè sono un po' le prime, eh, le prime medicine si basavano soprattutto sull'osservazione, sull'osservazione della persona. Ecco, se noi volessimo guardare un pochino avanti, che cosa prevedi per le medicine bionaturali? Io ho una mia opinione molto positiva. No, io ho un'opinione fortemente positiva e perché credo che, eh, credo che sia, sia importante che queste possano essere integrate alla medicina, alla medicina tradizionale. Perché eh, diciamo, um, la gente oggi ti chiede anche un qualche cosa di più del semplice fatto di togliergli un sintomo o, um, capito, di, togliergli un, o di farlo stare momentaneamente bene. Oggi la gente è, è più informata e quindi. È, ti chiede anche un qualche cosa che possa aiutarlo a stare meglio dopo, ti chiede, ti chiede anche di capire come può fare per star bene e queste sono cose che, in cui la medicina, la medicina complementare può aiutarti tantissimo. Eh, direi che forse in Europa gli italiani sono buoni ultimi, lasciamo stare gli Stati Uniti nel senso che in Germania le statistiche del British Medical Journal davano un 80% di pazienti che accedono a medicine complementari spesso pagate dalle assicurazioni sanitarie. In Italia siamo ancora a percentuali poco superiori del 20%, però mi dicevi che la tua esperienza vede un accesso sempre maggiore. C'è un accesso sempre maggiore e io ti dirò che anche, ma anche da parte dei. Eh, eh, dei colleghi c'è cioè un modo anche dei colleghi, un approccio diverso, anche dei colleghi un approccio medici cioè, soprattutto io ho vissuto... dei medici di famiglia, notato che c'è molta apertura. Secondo me, è un po' da parte di tutti. Io ti dico, facendo questa, questa medicina da 30 anni, ho vissuto tutte le fasi, le fasi in cui eh, eravamo considerati dei matti, dei, eh, dei rivoluzionari, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ad una, ad una fase di fase, dialogo, di dialogo anche molto tranquillo. Senti, noi ti ringraziamo, io andrei ancora avanti con la trasmissione, sai che sono molto interessato a questo tipo di... ma avremo forse occasione di fare altre trasmissioni. Ringraziamo te, Centro Engel, che ti ha concesso di venire e diamo la parola a Deborah Regia. Grazie.